Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del verbo starci. Fate attenzione che ho detto starci e non stare. Quindi si tratta del verbo stare più la particella ci, quindi la coniugazione sarà io ci sto, tu ci stai, lui o lei ci sta, noi ci stiamo, voi ci state, loro ci stanno. In questo video volevo parlare di tre significati del verbo starci, tre modi di utilizzare questo verbo, o meglio, volevo parlare di tre modi di usare il verbo starci più un modo sbagliato. Quindi in totale i modi sono quattro, tre giusti e perfettamente legittimi, più uno improprio, che non è sbagliato, ma secondo me sarebbe meglio evitare. Iniziamo da questo modo improprio. Alcune persone usano il verbo starci come sinonimo di esserci. Per esempio, invece di dire c'è, dicono ci sta. Per esempio, facciamo finta che voi siate a casa, squilla il telefono, la persona che vive con voi va a rispondere, voi siete nell'altra stanza. Ecco, questa persona va a rispondere, dopo torna subito nella stanza in cui siete voi e vi dice: ascolta, ci sta uno che vuole parlare con te. Che significa? C'è uno che vuole parlare con te. Uno nel senso di uomo, ragazzo, tipo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un uomo che vuole parlare con te. Ecco, in questo caso invece di dire c'è, la persona ha detto ci sta. E molte persone fanno così, cioè invece di dire c'è, dicono ci sta. Oppure facciamo un altro esempio, una persona potrebbe dire ci stanno un sacco di detersivi in offerta. Cosa significa? Ci sono un sacco di detersivi in offerta. In offerta vuol dire con un prezzo promozionale, che può essere uno sconto del 30%, del 40%, ecco, in questi casi noi diciamo sono in offerta. In questo esempio, invece di dire ci sono un sacco di detersivi in offerta, la persona dice ci stanno un sacco di detersivi in offerta. Oppure facciamo un altro esempio, facciamo finta che un mio amico mi chiami e mi dica: dai su, vieni alla festa, ci sta anche Marco. Che significa ci sta anche Marco? C'è anche Marco. Voi potreste dire, e vabbè Luca è uguale, tutti dicono così. Allora, questo uso del verbo starci lo trovo particolarmente fastidioso. Forse nei dialetti, nei vari dialetti dell'italiano è perfettamente legittimo, ma nell'italiano standard suona un attimo male. O meglio, a me suona particolarmente sgradevole. Cioè, sarò più preciso, non è che suona sgradevole, suona come dire sgrammaticato, vagamente sgrammaticato, magari in contesti informale, perfettamente legittimo, magari se il contesto è un attimo più formale, consiglierei di evitare di usare starci in questo modo e di preferire sempre esserci. Ecco, questo per quanto riguarda il modo improprio di usare il verbo starci. Passiamo ora ai tre modi legittimi. Vi faccio subito un esempio. Facciamo finta che io con un mio amico stia riempiendo il bagagliaio della macchina. Facciamo finta che noi abbiamo delle borse che dobbiamo mettere nel bagagliaio della macchina. Facciamo finta che il bagagliaio è già pieno e il mio amico mi dà un'altra borsa, perché in sostanza c'è un'altra borsa da mettere nel bagagliaio. Me la passa dicendo: Tò, tieni, metti anche questa. E io gli rispondo: No, guarda, non ci sta. Che significa non ci sta? Significa che non ci entra, che non c'è più spazio per questa cosa. Quindi la borsa non la posso mettere nel bagagliaio perché il bagagliaio è già pieno, la borsa non ci sta. Quindi se volessi fare una perifrasi di non ci sta, potrei dire qualcosa di questo tipo: non c'è spazio per questa cosa. Quindi starci viene usato in quei contesti in cui si tratta di mettere qualcosa dentro qualcos'altro, non c'è spazio a sufficienza e quindi diciamo non ci sta. Per esempio, lo potrei usare anche ad esempio se io ho un portaocchiali o degli occhiali. Li voglio mettere in questo portaocchiali che però è troppo piccolo e quindi non riesco a farli entrare, posso dire non ci stanno. E se qualcuno mi chiede ma perché non li metti nel portaocchiali, io gli posso dire non ci stanno, che significa il portaocchiali è troppo piccolo, non riesco a metterci dentro gli occhiali, quindi dico non ci stanno, perché gli occhiali è sostantivo plurale. Oppure facciamo finta che ci siano 5 persone che devono salire su un'auto piuttosto piccola. Una di queste cinque persone dice: No, guardate ragazzi, mi sa che non ci stiamo, la macchina è troppo piccola per cinque persone. E un altro risponde: Ma sì che ci stiamo, dai, basta che ci stringiamo un po'. Ecco, poi volevo parlare di un uso del verbo starci che è leggermente diverso,
e che è sicuramente più recente. Voglio dire che qualche tempo fa non lo sentivo mai usato in questo modo il verbo starci, ma recentemente, almeno dalle mie parti, c'è questa tendenza a usare il verbo starci nel modo seguente. E le considerazioni che seguono riguardano soltanto la terza persona singolare e la terza persona plurale. Quindi ci sta, ci stanno. Vi faccio subito un esempio. Facciamo finta che io stia lavorando con il mio collega. A un certo punto il mio collega dice: "Dai su, facciamoci una pausa, che sono già 2 ore e mezza che lavoriamo." E io gli rispondo: "Ma sì, dai, una pausa ci sta." Che significa? Una pausa è appropriata. Mi sembra giusto farci una pausa. Oppure facciamo finta che io stia discutendo con un mio amico su dove andare a pranzo e lui propone il McDonald's e io rispondo: "Ma sì, dai, un Big Mac ci sta." Che significa? "Ma sì, dai, un Big Mac va bene." Oppure facciamo finta che lui proponga di andare in pizzeria, io gli rispondo: "Ma sì, dai, una pizza ci sta." Che significa ci sta? Significa va bene, è appropriata. Poi volevo parlare di un modo di usare il verbo starci completamente diverso, ovvero col significato di essere d'accordo. Per esempio, qualcuno mi fa una proposta e dopo mi chiede: "Allora, ci stai?" E io posso rispondergli: "Sì, ci sto." Oppure: "No, non ci sto." Che significa la frase "non ci sto"? Significa "non sono d'accordo, non accetto la proposta." Allo stesso modo, la domanda "Allora ci stai?" significa "sei d'accordo?" Oppure "accetti?" Oppure, facciamo un altro esempio, potremmo dire: "Settimana scorsa gli abbiamo chiesto di farci uno sconto del 30%, ma non ci sono stati." Cosa significa "ma non hanno accettato"? Oppure, facciamo ancora un altro esempio di una frase che potreste sentire spesso: "A queste condizioni non ci sto." Che significa "a queste condizioni non mi va bene"? Oppure "se le cose stanno così non ci sto." Che significa "se le cose stanno così non accetto." Oppure, ancora un altro esempio: "Prova a proporgli quello che ti ho detto e vedrai che ci starà sicuramente." Di nuovo, che significa "prova a proporgli quello che ti ho detto e vedrai che accetterà sicuramente." Una precisazione che ci tengo a fare è che accettare italiano standard, starci chiaramente è italiano informale, colloquiale, quindi magari in un testo scritto è sempre meglio scrivere accettare e non starci. Se voi firmate un contratto non troverete mai la domanda "ci stai" oppure "ci sta". Quindi in un contratto non troverete mai il verbo starci con questo significato, ma troverete sempre accettare, acconsentire, dare il proprio consenso, comunque tutte varianti neutrali o formali. Starci è più colloquiale. Quindi ricapitolando, in questo video abbiamo visto 4 modi diversi di usare il verbo starci. Il primo è il modo che io ho definito improprio, che vi sconsiglio di usare, quindi starci come sinonimo di esserci, in una frase del tipo "ci sta uno che ti vuole parlare", ecco, in questo caso consiglio di dire "c'è uno che ti vuole parlare". Poi abbiamo visto starci collegato all'idea di spazio, mancanza di spazio, cioè ci sta, non ci sta, non ci sta vuol dire che non c'è spazio per questa cosa. Abbiamo visto starci come sinonimo di accettare, acconsentire, comunque essere d'accordo, quindi ci sto nel senso di sono d'accordo, accetto. E poi, da ultimo, abbiamo visto un uso più recente, più colloquiale e diffuso dalle mie parti, non so nel resto d'Italia, probabilmente no, comunque sia, quest'uso consiste nel dire "una pausa ci sta", come dire, va bene, una pausa è appropriata. Spero che questo video vi sia stato utile e vi saluto.